Salve a tutti, oggi vi faccio di nuovo questo video di questa fascia per capelli. Molto, l'ho già fatto questo video, ma c'era uno sbaglio. Molti mi hanno detto che c'era uno sbaglio e avete ragione, c'era uno sbaglio e non potevate farlo. Per questo ho deciso di rifarlo. Questa volta lo faccio più lentamente, spero di non avere più sbagli. Ho un po' di lavoro per farlo questo, ma adesso lo facciamo più lentamente e spero che riuscite questa volta a farlo. Io sto usando i ferri numero 4. Voi potete usare i ferri che volete, l'importante è che vada con la lana che avete. E dobbiamo cominciare con avviare 32 punti. Io avvio i punti così, come vedete. Faccio girare la lana così, poi lo faccio uscire un punto. Allora, dovete avviare 32 punti. Avviate 32 punti, continuate così. Adesso cominciamo questa riga. Questa non è la prima riga del disegno. Questa riga la dovete fare una volta soltanto, questa qui. Poi non la ripeterete più. Soltanto questa riga qui. Per questo questa non è la prima riga. La riga dopo questa sarà la prima riga del disegno. Allora, cominciamo. Io il primo punto, come sapete, nel ferro preferisco metterlo sul ferro senza lavorarlo e facciamo 2 punti a diritto, i prossimi 2 punti. Adesso 4 punti a rovescio, una, due, tre e quattro. Adesso il primo punto, come avete visto, non l'ho lavorato, ma quello doveva essere un punto a diritto. Allora abbiamo fatto 3 punti a diritto e 4 punti a rovescio. E ripetiamo. Facciamo 3 punti a diritto. Una, due e tre. E 4 punti a rovescio. Io sto andando piano perché questo è un po' per non succedere come l'altra volta che ho fatto questo e ho fatto uno sbaglio. Allora adesso vado più piano. Una. Dobbiamo fare 4, 2, 3 e 4. Adesso facciamo 3 maglie a diritto. 1, 4, scusate, 4 maglie a diritto. 1, 2. Tre e quattro. Adesso facciamo 4 maglie a rovescio, 4 a rovescio. Una, due, tre e 4 e 3 a diritto. 1, 2 e 3. E ripetiamo di nuovo.
4 a rovescio, una, due, tre e quattro. Ci sono rimasti tre, gli ultimi tre, e gli ultimi tre li facciamo tre punti a dritto. Una, due, l'ultimo punto preferisco lavorarlo così da qui, e tre. Come vi ho detto, questa riga, questa soltanto lo facciamo, soltanto una volta dobbiamo farla. Adesso della prossima riga cominciamo con la riga numero 1. Così, quando ripeterete il disegno, dovete sempre cominciare dalla prima riga, dall'uno, non da questa, dall'uno. Allora, cominciamo dalla prima riga del disegno. Il primo punto, mettetelo sull'uncinetto come al solito, non lo lavorate. E fate una maglia a diritto. Secondo punto, una maglia, un punto a diritto. Un punto a rovescio, quattro punti a diritto, una, due, tre e quattro, tre punti a rovescio. Uno, due e tre. Adesso sto per usare un altro ferro piccolo. Io ho avuto un ferro che si è, come si dice, che non è... sto usando questo, sto facendo riciclare un ferro che mi è come si dice, insomma, sto usando un ferro riciclato, come vedete. Voi potete avere altri ferri, potete comprarli. Sono apposta per mettere punti sopra questo. Allora, e dobbiamo mettere due punti sopra questa, una, i prossimi due punti, e li mettiamo dietro, così, li mettiamo dietro, come vedete, li ho messi sopra questa qui e li ho messi dietro. E facciamo due punti a diritto, i prossimi due facciamoli a diritto, una e due. Prendiamo questi due punti che abbiamo messo sopra questo ferro, li mettiamo di nuovo sopra questo ferro. E facciamo due maglie a diritto, li lavoriamo questi due punti, due maglie a diritto, così. Adesso quattro punti a rovescio, uno, due, tre e 4. E di nuovo prendiamo i prossimi due punti, 1 e 2, li mettiamo dietro, così, dietro. Andiamo ai prossimi due, facciamo due punti a diritto, questo è il primo, questo è il secondo. Poi prendiamo
queste due qui, mettiamole di nuovo sul ferro. E facciamo due punti a diritto. Questa è la seconda. Adesso tre punti a rovescio. Uno, due e tre. Quattro punti a diritto. Uno, due, tre e quattro. Un punto a rovescio. E gli ultimi due punti a diritto. Questo è il primo. Il secondo da dietro, così. E questa è la prima riga del disegno pronto. Facciamo la prossima riga. Il primo punto, questa è la seconda riga. Il punto lasciatelo sull'uncinetto. Un punto a diritto. E un altro punto a diritto. Adesso facciamo quattro punti a rovescio. Uno, due, tre e quattro. Tre punti a diritto. Uno, due e tre. Altri quattro punti a rovescio. Una, due, tre e quattro. Tre punti a diritto. Quattro punti a diritto, scusate. Una, due, tre e quattro. Altri tre punti a rovescio. Una, quattro punti a rovescio. Due, tre e quattro. Tre punti a diritto. Uno, due e tre. Quattro punti a rovescio. Uno, due, tre e quattro. Gli ultimi tre punti sono a diritto. Una, due, l'ultima facciamola da qui. Tre. Questa è la seconda riga pronta. Facciamo la terza riga. Questa riga dobbiamo essere ancora più attenti come farla. Allora vado piano. La terza. Allora, il primo, lasciamolo sul ferro, punto a diritto il secondo. Adesso punto a rovescio. Adesso prendiamo i prossimi due punti sopra questo ferro. Questa volta li mettiamo davanti, così. Questa volta abbiamo fatto davanti. Andiamo sopra i prossimi due punti, facciamo due punti a diritto. Una e due. Questi li mettiamo di nuovo sopra qui.
e facciamo 2 punti a diritto. Questa è la prima, questa è la seconda. Adesso un punto a rovescio. Adesso prendiamo i nostri 2 punti, i prossimi. Questa è una e due. E li mettiamo dietro. Li mettiamo dietro. Questi 2 punti. Adesso, come vedete, i prossimi 2 punti li dobbiamo fare. 2 punti a diritto. Questa è la prima. E questa è la seconda, 2 punti a diritto. Prendiamo di nuovo questi 2 punti. Li mettiamo sul ferro di nuovo. Questa volta. Aspettate perché. State attenti alla lana. Perché ho messo la lana qui. Allora, mettiamoli sul ferro, quei 2 punti che abbiamo fatto dietro, e questi 2 li dobbiamo lavorare a rovescio. Allora, i primi 2 li abbiamo fatto a diritto, questi 2 facciamoli a rovescio, i 2 che abbiamo messo sul ferro. Così. Prendiamo i prossimi 2 adesso e li mettiamo davanti, questa volta davanti. Abbiamo fatto davanti. I prossimi 2 punti li dobbiamo fare, 2 punti a rovescio. Questa è la prima, questa è la seconda. Questi li mettiamo di nuovo. Questi 2 mettiamoli di nuovo sul ferro. E questa volta questi 2 li dobbiamo lavorare un punto a diritto. Una e due. Così. E dobbiamo farle 2 volte. Di nuovo prendiamo i prossimi 2. Una e due, li mettiamo dietro, così. E lavoriamo a diritto i prossimi 2 punti. Li facciamo 2 punti a diritto. Questo è il primo, questo è il secondo. Adesso prendiamo i punti che abbiamo fatto dietro, li mettiamo. Di nuovo qui, sul ferro, facciamo 2 punti, questi 2 li lavoriamo a rovescio. Questo è il primo, questo è il secondo. Prendiamo i prossimi 2 punti. Una e due, questa volta mettiamoli davanti e facciamo 2 punti a rovescio i prossimi 2. Una e due. Questi li mettiamo di nuovo sul ferro, così. Facciamo 2 punti a diritto. Una e due. E questi sono pronti, come vedete. Adesso un punto a rovescio. Allora, prendiamo i prossimi 2 punti, uno e due, mettiamoli sul ferro così e li mettiamo dietro. 2 punti a diritto i prossimi 2, questa è la prima,
Un momento perché questo mi è. Due punti a diritto. Prendiamo gli altri due punti, mettiamoli di nuovo sul ferro. Uno e due. Facciamoli a diritto. Uno e due. Un punto a rovescio e due punti, gli ultimi a diritto. Questo è il primo e l'ultimo lo facciamo da qui. E anche questa è la terza riga pronta. Cominciamo la quarta riga. Questa è la quarta. Andiamo, il primo, mettetelo sul ferro, una maglia, a diritto l'altra. Adesso, una e due, dovete fare due, il primo lavorate, e due, maglie, a diritto. Quattro, adesso a rovescio, quattro punti a rovescio. Una, due, tre e quattro. Quattro punti a rovescio. Un punto a diritto. Due punti a rovescio. Una e due. Quattro punti a diritto. Una, due, tre e quattro. Quattro punti a rovescio. Una, due, tre e quattro e altri quattro punti a diritto. Una, due, tre e quattro. Adesso due punti a rovescio. Uno e due e un punto a diritto. Quattro punti a rovescio. Una, due, tre e quattro. E gli ultimi tre, facciamolo tre punti a diritto. Una, due e l'ultima da qui. Questa è la quarta riga, anche questa riga, la quarta è pronta. Cominciamo la quinta riga. Facciamo primo punto, non lavorate, il secondo un punto a diritto. Un punto a rovescio, quattro punti a diritto, una, due, tre e quattro. Un punto a rovescio, due punti a diritto. Una e due e quattro punti a rovescio. Una, due, tre
Adesso prendiamo i nostri prossimi due sull'altro ferro, li mettiamo davanti e lavoriamo due punti a diritto ai prossimi due, una e due, e questi due mettiamoli di nuovo sul ferro e li lavoriamo a diritto, due punti a diritto, una e due. Adesso quattro punti a rovescio, una, due, tre, quattro e due a diritto, una e due. Un punto a rovescio, quattro punti a diritto, una, due, tre e quattro. Un punto a rovescio e gli ultimi due punti a diritto, una e due. E questa è la quinta riga pronta. Questa è la sesta riga. Primo punto, come sempre, lasciatelo sull'uncinetto. Facciamo due punti a diritto. Due punti a diritto. Quattro punti a rovescio. Una, due, tre e quattro. Quattro punti a rovescio. Un punto a diritto. Due punti a rovescio. Una e due. Quattro punti a diritto, una, due, tre, quattro, quattro punti a rovescio, una, due, tre, quattro. Quattro punti a diritto. Una, due, tre e quattro. Adesso due punti a rovescio. Una e due. Un punto a diritto, quattro punti a rovescio, uno, due, tre e quattro. Un punto a diritto e due punti a rovescio, questo è il primo e l'ultimo lo lavoriamo da qui. E anche questa riga è pronta, la sesta. Questa è la settima riga, anche questa riga dovete stare più attenti, non in fretta. Il primo lasciatele sull'uncinetto, il secondo un punto a diritto, un punto a rovescio,
Prendiamo i prossimi due punti, li mettiamo sull'altro ferro, li mettiamo davanti. Facciamo 2 maglie, 2 punti a diritto i prossimi due, una e due. Questi due li mettiamo sul ferro così. E li lavoriamo 2 punti a diritto, uno e due. Adesso facciamo un punto a rovescio. Adesso prendiamo i prossimi 2 punti e li mettiamo davanti. Aspettate, questo è con questo. Prendiamo i prossimi 2 punti e li mettiamo davanti, così. Facciamo i prossimi due, facciamo 2 punti a rovescio i prossimi due. Questo è il primo, questo è il secondo. Questi li mettiamo di nuovo sul ferro e facciamo 2 punti a diritto. Una e due. Gli altri li abbiamo fatto a rovescio, questi due a diritto. Prendiamo i prossimi due e li mettiamo dietro questa volta, quest'uno, questo due, li mettiamo dietro. Andiamo sopra i prossimi due, facciamo 2 maglie a diritto. Questa è la prima. Questa è la seconda. Prendiamo questi due e li mettiamo sul ferro di nuovo. Questa volta questi due li facciamo a rovescio. Una. E due. Adesso dobbiamo ripetere di nuovo. Prendiamo i prossimi due, li mettiamo davanti, così. E i prossimi 2 punti, facciamo 2 punti a rovescio. Uno. E due. Questi mettiamoli di nuovo sul ferro e facciamo 2 punti, aspettate, 2 punti a diritto, una e due. Prendiamo i prossimi due. E li mettiamo dietro questa volta, una e due. Questa volta le mettiamo dietro. Andiamo nei prossimi due, facciamo 2 maglie a diritto. Una e due. Questi li mettiamo di nuovo sul ferro. Uno e due. Facciamo 2 punti a rovescio. Uno e due. L'abbiamo fatto 2 volte. Un punto a rovescio. Prendiamo i prossimi due. Uno e due. Questa volta li mettiamo dietro, così. E facciamo 2 punti a diritto, i prossimi due. Una. E due. Questi li mettiamo sul ferro. Facciamo 2 punti a diritto.
Uno e due. Adesso un punto a rovescio e gli ultimi due facciamo due punti a diritto, una e l'ultimo facciamola qui. Questa è la settima riga, questa è la settima riga. Ora cominciamo l'ottava riga, questa è l'ultima riga del disegno, l'ultima questa. Il primo lasciatelo sull'uncinetto e fate due punti a diritto. Adesso quattro punti a rovescio. Una, due, tre e quattro. Tre punti a diritto. Uno, due e tre. Quattro punti a rovescio. Una, due, tre e quattro. Quattro punti a diritto. Una, due, tre, quattro, quattro punti a rovescio. Una, due, tre. Quattro, tre punti a diritto, una, due, tre, quattro punti a rovescio, una, due, tre. E quattro e gli ultimi tre punti a diritto, uno, due e l'ultimo da dietro. Allora, questa è l'ottava riga. Come vi ho detto, questa è l'ultima riga del disegno. Poi dovete cominciare di nuovo dalla prima. Quella che vi ho marcato, quella è la prima riga. Dovete cominciare di nuovo dalla prima riga che vi ho marcato e fate le 8 righe di nuovo. Quando avrete finito le 8 righe, cominciate di nuovo dalla prima riga. Sempre ripetere quelle 8 righe che vi ho mostrato, sempre ripetere quelle. Questo è il risultato finale che avrete. Che avrete. Spero che questa volta è meglio, riuscite meglio. L'altro video è stato colpa mia, ho fatto uno sbaglio. Per questo ho deciso di rifarlo. Questa volta l'ho fatto più lentamente, spero che avete capito e spero che riuscite questa volta a farcela. Se avrete qualche problema, contattatemi, mandatemi un commento, e vedrò, come posso aiutarvi. Ciao per adesso.